Queste colline sono piene di Apache. Hanno bruciato tutti i ranch del paese. Lui ha avuto un combattimento con loro ieri sera e dice che sono aizzati da Geronimo. Geronimo? E come si fa a sapere che non mente? Lui è della tribù dei Cayenne, che odia quanto noi la tribù degli Apache. Preparate la linea per Lordsburg. Questa è la linea per Lordsburg. Sembra che abbiano qualche cosa di urgente da dirvi. Beh, che succede ora? La linea non funziona più. Che avete scritto lì? Solo la prima parola, capitano. Geronimo. Compagnia delle miniere. Fermi, eccomelo, eccola qui dentro la valigia della banca. Datemi una mano, Jim. Subito. Jim, ti pagherò quel mezzo dollaro quando ripasso. Va bene, ecco, va bene. Qua. Via dalle ruote, ragazzi! Oh, però abbiamo trovato un po' di neve lassù, ma in fondo non c'è stato male. Voi dovete prepararvi a un bel gelo fra poco. Passeggeri per tonto a terra. Signora, fareste bene a sgranchirvi un po' le zampe, voglio dire le gambe, si cambiano i cavalli qui. C'è qualche posto per prendere una tazza di tè? Ah, sì, signora, a quell'albergo lì di fronte potete trovare una tazza di tè. Grazie, postiglione. Mi è sembrato un po'... No, sto bene, grazie. A servo vostro. Oh, che sorpresa, Lucia Mallory. Sì. Come state, capitano? Bene, grazie, signora. E come mai ti trovi qui in Arizona? Devo raggiungere Riccardo a Lordsburg. È lì con i suoi soldati. È molto più vicino adesso. È stato mandato a Dryford. È la seconda fermata della diligenza. Perciò sarai con tuo marito fra poche ore. Oh, sono così felice di rivederti. Siediti, cara, devi essere stanca. Vuoi una tazza di caffè? Chi è quel signore? Dimmi. Signore solamente di apparenza. Proprio così. È un notissimo giocatore di professione. Salve, Mick. Salute, Frank. Dunque, maresciallo, stiamo per ripartire. Dov'è la mia scorta armata? È in perlustrazione per riacchiappare Ringo. Ringo? Credevo si trovasse in gattabuio. Ah, c'era, infatti. Se l'hai svignata, meglio per lui. Forse vorrà prendersi la rivincita sulla banda dei Plover. È stata la loro testimonianza a mandarlo in prigione. Ecco, secondo me Ringo farebbe bene a starsene lontano da quel Luca Plover. Ma sapete che Luca ha spazzato via tutti gli amici di Ringo da Lordsburg? L'ultima volta che mi trovavo là l'ho visto io stesso dare un colpo in testa a uno col calcio del fucile e spaccargli il cranio in due. Tu hai visto Luca Plover a Lordsburg? Con questi occhi. Voi giovanotti barrerete all'ufficio per un paio di giorni. Io vado a Lordsburg con Brooke. Ci penso io a farti da scorta armata. Accidenti, se imparassi un po' a tenere la bocca chiusa. Ecco qui la paga della compagnia, signor Gable. Da quando ho aperto questa banca ho cercato di convincere la compagnia a depositare il denaro delle paghe con 6 mesi di anticipo. È un provvedimento vantaggioso. Vantaggioso per voi, signor direttore? Beh... Ecco qui la vostra ricevuta, 50.000 dollari. E ricordatevi che quello che è di vantaggio per la banca lo è anche per il paese. Fuori! Andiamo, signora, calmatevi! Fuori di qui! È meglio liberarsi subito della robaccia! Mi tengo il vostro baule perché non mi avete pagato l'affitto! È questo il volto che mille e mille navi portò a fondo e che distrusse la città senza torri, Ilio? Salve, Elena, alle bianche braccia. Dottore! Dottore, possono obbligarmi a lasciare il paese contro la mia volontà? Andiamo, Dallas, non fate delle scene. Ma devo proprio andarmene per far piacere a loro. No, sono stato io a dare quest'ordine. Non date la colpa alle signore, non sono state loro. Sì, invece, dottore. Ma non ho il diritto di vivere anch'io, che cosa ho fatto? Vedi, noi due siamo vittime di una malattia sociale che va sotto il nome di pregiudizio. Quelle signore della Lega per la Moralità stanno spazzando via tutti i rifiuti della città. Coraggio.
Diventa anche tu un glorioso rottame come me. Andatevene, dottore, siete ubriaco. Uno vale l'altra, uno è degno dell'altra. Prendete il mio braccio, signora contessa. Il fatale carro ci aspetta. Alla ghigliottina. Oh, aspettatemi che vengo anch'io. Prendo il distintivo. Se un giorno capitate nell'est e venite a mangiare a casa nostra, nessuno a Kansas City sa preparare un pranzetto come mia moglie Violetta. Jerry, dite. Jerry, riconosco che dal punto di vista economico non ho molto contribuito alla floridezza del vostro esercizio, ma se poteste darmene ancora uno a credito. Se le chiacchiere fossero denaro, voi sareste il mio miglior cliente. Lascio questo paese, caro Jerry. Ah, sì? Sì, vecchio amico mio. E forse allora, ripensando ai tanti bei giorni felici del passato... Va bene, dottore. Uno solo, però, eh? Grazie, Jerry. Quel tale parte anche lui con la diligenza. Abita a Kansas City, nello stato del Missouri. Kansas City, nel Kansas? Alla salute, reverendo. Non sono un sacerdote. Mi chiamo Peacock e faccio... Rappresenta una casa di liquori. Cosa? Oh... Bravo, bravo, bravo. Come state, caro signor Pecciotto? Piccolo. Ah, lo so benissimo. Il vostro è un nome molto conosciuto e molto apprezzato. Io non dimentico nelle facce degli amici. Campione? Ah, buono. Dammi $5, Raffaello. Con piacere, mia cara. E dimmi, cosa ti vuoi comprare questa volta? Voglio pagare il macellaio. Pranzo a luna, ricordati. Non dubitare, sarò puntuale. Ho invitato le signore della Lega per la moralità. Grazie. Ed ora entrate dentro e fate buon viaggio. Dottore. Grazie, grazie, amico mio. Tieni, la mia insegna. Portala con onore. La mia valigetta, per favore. No, 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 sarò felice di tenerla sulle mie ginocchia. Uno, due e tre. Ma come potete permettere, signora, che la vostra amica viaggi con una donna di quel genere? Ah, è vero, avete ragione. E poi tu non stai abbastanza bene per viaggiare, cara. Si tratta solo di poche ore, io mi sento benissimo. Ma tu non dovresti fare un passo senza un dottore. Ma il postiglione mi ha detto che c'è un dottore. Dottore? Il dottor Boone? A quello non gli farei curare neanche un callo. Oh, Lucia, mi raccomando, abiti ma cura. Ma sì, non ti preoccupare. Guardi, signore, no. Si parte subito. Mia cara. Buon viaggio, signora Mallory. Grazie. Addio, Nancy. Addio, Lucia. Arrivederci. Addio. Come un angelo in una giungla. Ed una giungla molto selvaggia. Che cosa fate? Parlate da solo. Tu non potresti capire, cowboy. Tu non hai mai visto un angelo e nemmeno una gentildonna.
O una vera signora. Io rilancio ancora. Arrivederci, un buon viaggio. Un buon viaggio, ragazzi, sta ferma lì. Il capitano vi prega di consegnare questo dispaccio appena arrivate a Lordsburg. Hanno tagliato la linea telegrafica. Che culo. Noi vi accompagniamo fino alla stazione di Dry Fork. Una seconda pattuglia di cavalleria vi scorterà fino ai pozzi degli Apache. Ed una terza, infine, vi scorterà fino a Lordsburg. Ma dovete avvisare i passeggeri che viaggiano a proprio rischio. A loro rischio? E che cosa succede? Geronimo. Geronimo, io non parto. Tu resta al tuo posto. Noi non vi facciamo nessuna imposizione, signori. Se non credete prudente di fare questo viaggio... Questa diligenza va a Lordsburg. E se voi non credete prudente l'accompagnarci, possiamo fare anche a meno della vostra scorta, egregio tenente. Questo per me è un ordine, ed io eseguisco gli ordini. Oh, ma... Avete sentito cosa ha detto il tenente? Sì, abbiamo sentito. Io e Buck proseguiamo ugualmente, con o senza passeggeri. Chi vuole se ne può scendere subito. Ma... coraggio, coraggio, reverendo. Prima la signora. Oh. E voi che decidete? Avete forse intenzione di spaventarci? Manco stretta a salire qui e ora mi vogliono cacciare fuori. Ho più paura di certe facce che degli indiani. Signora, mi permetto di consigliarvi di rinunciare a questo viaggio. Mio marito e coi suoi soldati a Bry Fork. Se è in pericolo, voglio essere con lui. Ma, dottore, io ho moglie, niente meno. Siete un vero uomo? Allora dovete mostrare tutto il coraggio di un uomo. Già. Come volete voi, allora. Maresciallo, c'è ancora posto per un altro? Offro la mia devota protezione a questa signora. Sono un discreto tiratore, se ce ne fosse bisogno. Oh, io vi conosco anche troppo, Airfield. Va bene, prendete posto. Andiamo, siamo in ritardo. Avanti, fatemi posto. Oh, volentieri, signore. Chiudete lo sportello. Ah, ma che succederà? Avanti, andiamo. Messo bianchetta, Bill! Viva la Lega della Moralità! Conservatevi! Avete un posto? Sì, signor Gaywood, andate a Lordsburg. Sì, ho ricevuto ora un telegramma, ho avuto appena il tempo di fare questa valigetta. Scusate, signori, Partenza, via che non mi va, gente, traversare queste regioni battute dagli indiani della tribù degli Apache. È strano che Gaywood lasci il paese in questo modo. Io ho preso questo posto 10 anni fa per avere abbastanza soldi per poter sposare la mia piccola messicana Giulietta. E da allora ho lavorato solo, sapete? Avanti, vecchietta, via! Per la famiglia? Purtroppo. I parenti di mia moglie si contano a dozzine, caro maresciallo, e a me mi tocca rimpinzare tutte quelle bocche. Via, Bill! Ma non ti sembra strano di Gaywood? Già, e quando poi ritorno a casa mia, a Lordsburg, cosa credete che mi diano da mangiare? Fagioli e poi fagioli, nient'altro che fagioli. Beh, sei buona, perché davanti, avanti, andiamo! Scusatemi, signore, ma non sono troppo sottile. Fa caldo oggi, A me il caldo me l'ha fatto sentire vostra moglie, la presidentessa della Benemerita Lega. Noi giovanotti qui, i nostri soldati, A vederli ci si sente fieri di essere americani. E guardate che ottimi cavalieri che sono. Sapete per caso dove vanno? Ma come? Non sapete che è avvenuto? Avvenuto? E che cosa intendete dire, reverendo? Ma io non sono un sacerdote. Il mio amico rappresenta una ditta di liquori. Saremo tutti scotennati dagli indiani. Ci massacreranno tutti quanti in massa.
È per questo che abbiamo quella scorta. Sta scherzando, vero? No, no, purtroppo non sta scherzando. Magari. Gli indiani sono sotto il comando di quel famoso beccaio di Geronimo. Geronimo. È un bel nome per un beccaio. Ha sorpassato il campo di riserva e ha dichiarato guerra. Geronimo? E perché non sono stati avvertiti i passeggeri? Ma oh, sì, siamo che stati avvisati. Sì? E voi non siete stato avvisato in quel messaggio dall'Horsburg? Sì, sì, certo, naturalmente, già me ne ero dimenticato. Ehi, avanti, forza Bianchetta, forza! E ora fra una diecina di giorni verrà a piantarsi a casa mia anche il vecchio nonno che stava al messo. Non riesco a capire come abbia avuto quel messaggio. Chi, il nonno? No, Gable. Via, Bè! Dice che aveva ricevuto un messaggio. Via, Bessi! La linea telegrafica è interrotta. Forza! Guardate, Ringo. Già. Ehi, Ringo. Salve, Charlie. Come va, Book? Stanno bene i tuoi? Sì, stanno tutti bene. Sono tanti. Ora arriverà anche il nonno Chietati. Di... Non mi aspettavo davvero di trovarvi di scorta armata da queste parti, maresciallo. Andate all'Horsburg? Ma a dir la verità, credevo che tu ti trovassi già là. No, mi sei azzoppato il cavallo. Ah, sembra che ora abbiate un altro passeggero da proteggere. Già, da proteggere gelosamente con la carabina. Potreste aver bisogno anche della mia carabina. Ho veduto una fattoria in fiamme ieri notte. Mi sembra che tu non abbia ancora capito che devi considerarti in arresto. Charlie. Niente di nuovo, maresciallo. No, tenente, tutto procede bene. Spero di non disturbarvi troppo, signori. No, no, anzi, più siamo e meglio stiamo. Via, Bianchetta! Messi, via! Messi! Simpatico ragazzo quel Ringo. Sì, sì, è vero. Voi siete un bel furbacchione. Scommetto che sapevate che lui sarebbe andato all'Horsburg. E cosa voleva dire quando parlava di quella fattoria in fiamme? Gli Apache. Ah, oh, gli indiani. E voi siete il famoso Ringo, eh? Sono i miei amici che mi chiamano Ringo. Un soprannome che mi hanno dato da piccolo. Il mio vero nome è Enrico. Mi sembra di conoscere la vostra famiglia, Enrico. Non vi ha curato un braccio una volta che siete stato sbalzato di sella? Siete il dottor Boom, voi? In carne ed ossa. Ah, vediamo. Io ero proprio allora onorevolmente congedato dall'esercito dopo la guerra di ribellione. Volete dire la guerra per la Confederazione del Sud? Neanche per idea, caro signore. Era mio fratello minore che si ruppe un braccio. Faceste un lavoro in gamba. Che fosse ubriaco. Fa piacere sentir riconoscere i meriti professionali. Ah, certo. E cosa ne è stato di quel giovanotto a cui cura il braccio? Fu assassinato. Thank you.
buttate via quel sigaro. Date fastidio a quella signora. Scusatemi, signora. Apprezzando come apprezzo io il gusto del sigaro, qualche volta dimentico che può dare fastidio agli altri. Un gentiluomo non fuma in presenza di una signora. 3 settimane fa ho estratto un proiettile a un tale che era stato ferito da un gentiluomo. Il proiettile era nella schiena. Vorreste forse insinuare? Calmatevi, signore. Il dottore non faceva nessuna allusione. Ugualmente e con tutta questa gente. Billy ha già preparato quel vecchio calesse per mandare via i bambini. Un momento, vorreste dire che non ci sono soldati a questa stazione? Ci sono tutti quelli che vedete. Dov'è mio marito, il capitano Mallory? Mi avevano detto che era qui. Era qui, ma ha avuto l'ordine di partire ieri sera e di recarsi con i suoi soldati ai pozzi degli Apache. Allora siamo costretti a tornare indietro. Io non posso tornare indietro. Questa diligenza è partita per Lordsburg ed è vostro dovere di condurci fino a là. E voi, tenente, avete il dovere di scortarci. Eseguisco degli ordini, mi dispiace. Ma è impossibile. Ma se voi soldati tornate indietro vuol dire che dobbiamo tornare indietro anche noi, non vi pare? Io ho avuto l'ordine di scortarvi fino a Dreyfurg e di tornare subito indietro. Io credo che possiamo andare avanti benissimo. No, tu non stare a metter bocca, cosa c'entri tu? La diligenza la conduco io e se i soldati tornano indietro, torno indietro anch'io. Oh, bella, ecco. Voi non fate il vostro dovere, tenente, e io farò rapporto ai vostri superiori. Se sarà necessario mi rivolgerò anche a Washington. È un vostro diritto, ma se fate tanto baccano... Io vi metterò agli arresti. Ma andiamo, tenente, non perdete la calma, non... Sapete che faremo? Decideremo coi voti. Tutti quanti dentro. Vieni, Bu. Ma perché, maresciallo? Io non vorrei... Adesso accomodatevi, che vi porto subito qualche cosa da mangiare. Se ci sbrighiamo, arriveremo ai pozzi degli Apache prima del tramonto. I soldati ci accompagnano fino al traghetto e di là è questione di poco per arrivare a Lordsburg. Sì, ma vedete... Vi sono 4 uomini che sanno maneggiare le armi. 5 con te, Ringo. Anche il dottore può sparare, se non è ubriaco. Se so sparare? Ma sicuro che so sparare. Ed ora, signora Mallory, decidete voi stessa. Io non voglio esporvi a nessun rischio. Io ho fatto tutto il lungo viaggio dalla Virginia e sono decisa a raggiungere mio marito. Non voglio essere più separata da lui. E voi, perché cosa votate? Un po' più di cortesia, Charlie. Rivolgetevi prima all'altra signora. Voi per cosa votate? Il mio voto ha poca importanza. E per me è uguale. Io voto per la continuazione del viaggio. Lo esigo e so di averne tutti i diritti. Voi che cosa dite, Ethel? Lordsburg. È 4. Voi, dottore? Ecco, per vostra regola io non sono un filosofo, ma un fatalista. Il proiettile o la bottiglia che un giorno dovranno porre fine alla mia terrena esistenza, certo esistono in qualche posto. Perché preoccuparmi del dove e del qua? Sì o no? Con questa filosofia, caro maresciallo, io ho sempre cercato il pericolo. Durante l'ultima guerra, quando ebbi l'onore di servire l'Unione sotto il nostro grande presidente Abramo Lincoln, e il generale Filippo Sheridan,
Ho combattuto in mezzo al sibilare dei proiettili e al tuonare dei cannoni. Volete tornare indietro, sì o no? No. Voglio un altro whisky. E siamo a 5. E voi, signor Pancotto? Peacock? Ecco, mi piacerebbe continuare perché vorrei essere insieme alla mia famigliola a Kansas City al più presto possibile. Ma data la circostanza attuale, potrebbe darsi che non raggiungessi mai quel seno. Perciò tornerei indietro con il seno dei soldati, con la scorta dei soldati. Uno contrario. E tu, Book? Ecco, Book io, ha detto io. Di sì e fa 6. E con me 7. Tu vieni con me, naturalmente. Non c'è niente al mondo che mi trattenga dall'andare all'Osbo. Sì, lo so bene. Allora, signori, ormai è stabilito. Continuiamo il viaggio. Adesso sedetevi e mangiate un boccone. Oh. Vieni, Book. Andiamo a cambiare i cavalli. Ma come? Noi non mangiamo. Dopo. Ecco qui, gente mia. Il mangiare è in tavola e chi ne vuole si serva. Avete ancora un lungo viaggio da fare. Voi bevete, dottore, eh? Sedetevi qui, signore. Grazie. Volete cambiare posto, signora Mallory? C'è corrente vicino alla finestra. Grazie. Sembra che abbia la febbre, vero? No, non è per causa vostra. Oh, chi scappa di prigione non può pretendere di entrare in società la stessa settimana. Rimanete, ve ne prego. Vi sentite male, signora? No, soltanto un po'. Mi passerà presto. You've been very kind. Why? The world I live in, one doesn't often meet a lady, Mrs. Mallory. Have you ever been in Virginia? I was in your father's regiment. I should remember your name. You're Mr. Hatfield. That's what I'm called, yes. Perché mi guardate così? Sto cercando di ricordarmi. Mi sembra di avervi già vista in qualche posto. No, non ci siamo mai visti. Peccato davvero. Io però vi conosco. Voglio dire, so chi siete. Vi conoscono tutti da queste parti, no? Già. Ero un bravo cowboy, ma... successe qualcosa. Già è così. Succede sempre qualcosa. E ora vi riporteranno in prigione. No, prima un affaretto. A Lordsburg. E come fate? Siete in stato d'arresto? Partenza per i pozzi degli Apache, per il traghetto! I cavalli sono pronti, è meglio incamminarci, signori. E Lordsburg, forse! Su, andiamo, Ringo. Signora, dite a vostro marito che la diligenza è pronta. Andiamo, su, andiamo. Tutto pronto, maresciallo. Beh, allora muoviamoci. I miei presto, omaggi, via. Signora, vi prego di salutare il capitano. Andiamo, non perdiamo tempo. Ho preferito tornare indietro con i soldati. Su. Marcia, via. Marcia. Thank you.
Niente. Perché non mi dite qualcosa? Un povero diavolo diventa nervoso e star sempre qui seduto col pensiero di quegli accidenti di indiani. Parla tu se vuoi, tutto il giorno non hai detto altro che delle castronerie. Allora dirò qualcosa di sensato. Se fossi in voi lascerei che se la sbrigassero fra loro. Chi loro? Luca Plomer e Ringo. Ci sarebbe molta più pace da queste parti se qualcuno riempisse di piombo il corpo di quell'ubriacone di Luca. Ecco, anch'io sono del tuo parere, Pug, ma tu non hai il cervello a posto. Questo lo so. In primo luogo, se Luca fosse ucciso, sarebbe immediatamente vendicato da quei belli arresi dei suoi fratelli. No, ormai l'unico posto sicuro per Rigo è la prigione e io non vedo l'ora di rischiaffarcelo dentro. A dirvi la verità, io vi avevo fatto un torto, maresciallo. Avevo creduto che correste dietro alla taglia. Cosa, la taglia? Il padre di Ringo era il mio migliore amico, si lavorava insieme nella stessa fattoria. Non che quei 500 dollari non mi facciano gola, eh? Via, carogne! Bucaniere! Avanti, pesci, forza, via! Adesso mi ribolle l'impertinenza di quel tenente. Gliela faccio pagare a quel sbarbatello. Farò rapporto a Washington. Noi paghiamo le tasse al governo e che cosa abbiamo in cambio? Nemmeno la protezione dell'esercito. Ma a che cosa serve il governo, insomma? Invece di proteggere gli uomini d'affari, caccia il naso negli affari loro. Ora poi hanno intenzione di creare dei revisori di banche, come se noi banchieri non conoscessimo il nostro mestiere. Anzi, proprio prima di partire ho ricevuto una lettera in cui mi si diceva che sarebbero venuti a ispezionare la mia contabilità. Io ho un motto che dovrebbe essere riportato su tutti i giornali. L'America agli americani. Il governo non deve mischiarsi negli affari, ma ridurre le tasse. Il debito pubblico ha raggiunto l'apice ormai. Più che 1 miliardo di dollari all'anno. Sapete di che cosa ha bisogno la nazione? Di un presidente che sia un uomo d'affari. Ha bisogno di materie prime, di buoni cicchetti. Come? Di alcol. Siete ubriaco. Ma mi sento felice. Bum. Perché ci fai passare da questa strada? Sentiremo un gran freddo. Lo so io il perché. A quei sacripanti di indiani garba poco la neve. Forse, signora, stareste più comoda seduta vicino a me. Appoggereste la testa sulla mia spalla. No, no, vi ringrazio. Come vi sentite, signora Bellary? Potessi avere un po' d'acqua. Postiglione, la fiasca dell'acqua. Aspettate un momento, signora. Ma io ho già visto questo stemma un'altra volta. Non è quello del castello di Greenfield? Ecco, veramente non ve lo saprei dire. Ho vinto questa coppa con una scommessa. E voi, signora, avete sete? Grazie. Scusate, io non ho coppe d'argento. Non importa. No. Ma
prego, dottore. Qualcosa da mangiare alla svelta mentre si cambiano i cavalli. Proseguiamo subito per... Siete venuti senza scorta militare? No, noi non abbiamo paura. Non si è visto neanche un indiano, vero, Shirley? Dov'è la cavalleria? Già, dove sono i soldati? Non ci sono soldati. Eh? I soldati sono partiti. Dov'è il capitano Mallory? Dov'è mio marito? Dove si trova? Voi siete sua moglie? Sì, e dove si trova? È partito coi soldati? Sì, signora. C'è stato qualche scaramuccia con gli indiani ieri notte. I soldati hanno portato il capitano Mallory a Lordsburg e credo sia stato ferito. Gravemente? Sì, signora. Credo di sì. Scusate, signora. Me ne dispiace molto. Se potessi far qualcosa... Non mi occorre niente, grazie. Venite, dottore. Andiamo, dottore. Povera donna. Una donna inferma sulle nostre braccia. Oh, non ci mancava che questo ora. Che razza di paese è il nostro? L'esercito non dovrebbe lasciare un posto così senza difesa. Mi sembra che l'esercito abbia anche troppe gatte a pelare da queste parti. Avete moglie voi? Sì, sì, e come? Yakima, dove sei? Ringo, andate in cucina e prendetemi dell'acqua calda, molto, mi raccomando, presto. Subito, signora. Ehi, Chris, dov'è la cucina? Da questa parte, Ringo! Che bell'esempio di dignità professionale, ubriaco fradicio. Caffè. Datemi del caffè. Caffè nero. È molto. Ancora, questa ancora. È la quarta tazza, dottore. Non fa nulla, ancora, ancora. Finirà con uscirvi dagli orecchi. No. Su, ingoiatelo. Bevete. Aspettate. Mandatelo giù. Eccoci, dottore. Ma insomma, non si è ancora rimesso per ubriaco. Fa del suo meglio, povero uomo. Sbrigatevi! Si sta votando. Forza, dottore. Acqua.
Bene, ancora. Sedetevi, dottore. Tenete il fuoco acceso, occorre acqua calda. Subito, maresciallo. I selvaggi! No, no, questa è la mia sposa, Yakima. Sì, sì, lo credo, ma è selvaggia. Sì, signore, sì, è vero, è un po' selvaggia. Vai in cucina a prendere dell'acqua calda, svelta, svelta. Sapete che è una cosa strana? Quella donna è una Apache. Sicuro, prima faceva parte della banda di Geronimo. E per me è un vantaggio, sapete. Così gli Apache non mi danno fastidio. State bene, dottore? Sì. Sì, sto bene. Eccomi, sono pronto. Al pensare in te, tierra in que nací, qué nostalgia siente mi corazón. En mi soledad, con este cantar, siento alivio y consuelo en mi dolor. Ahora, muchachos, váyanse. Las notas tristes de esta canción me traen recuerdos de aquel amor. Al pensar en él vuelve a renacer la alegría en mi triste corazón. ¡Ringo! Sono i suonatori che sono fuggiti. Con i nostri cavalli di ricambio. I lupi mi hanno fatto venire i brividi, è terribile, si lamentano come dei bambini. E il sei dei fiori. Bambino. No, una femminetta. È una bambina. Ma guarda un po'. E perché qualcuno non me l'ha detto? E come sta la signora? Sta abbastanza bene. Ma guarda un po' lì. E voi cosa ne dite? Che bel musino che è.
No, smettete. Caro dottore. Andiamo, signori, tre, viva per il nostro bravo dottore! Sì, sì. Evviva! Silenzio! Ma perché non... Silenzio! Disturbate la signora. So perché tu vuoi andare all'Osburgo. Io ti voglio bene. Ho conosciuto tuo padre. Noi eravamo tanto amici. Se tu sapessi che tipo è lui, faresti a meno d'andarci. Lui chi? Luca Plummer? Luca e i suoi due fratelli. Sono in tre. E sono tutti là. Ne sei sicuro? E come? Io ti dico la verità. Li ho visti io. Grazie. Proprio quello che volevo sapere. Dovresti rinunciare ad andar là. Dammi retta, ragazzo, sarebbe una pazzia, tre contro uno. Non vi dovete allontanare troppo, Miss Dallas. Gli Apache a volte stanno in agguato vicino alle case. Ve ne andate a fare una gita all'Orsburg? No, io ho qualche conoscenza là. E forse mi sarà possibile trovare del lavoro. Sentite, Ringo, perché non me ne andate? Perché non scappate? Sì, scapperò. Ma all'Orsburg. E perché all'Orsburg? Perché non raggiungete la frontiera subito? Mio padre e mio fratello sono stati assassinati dai fratelli Plummer. Voi non sapete cosa vuol dire perdere i propri cari in quel modo. Io ho perso i miei genitori da piccola. Ci fu un massacro nelle nostre montagne. Terribile. Specie per una bambina. Bisogna campare qualunque cosa capiti. Proprio così. Sentite, Miss Dallas, voi non avete parenti e neanch'io ho più famiglia. Forse vi sembrerò un po' presuntuoso, ma vi ho osservato con quel bimbo in braccio, il bambino di quella signora. Avevate un'aria così buona. Insomma, io ho una piccola fattoria oltre la frontiera in un bel posto con alberi, erba, acqua e lì vicino ho anche una casetta in legno costruita a mezzo. Un uomo ci può vivere lì. E anche una donna. Volete venire a starci con me? Ma voi non mi conoscete. Voi non sapete chi sono. Io so tutto quello che voglio sapere. Ci verrete? Oh, non mi parlate così. Che cosa fai qui, Ringo? Lo sai che non ti devi allontanare, eh? Maresciallo! Maresciallo! Charlie! Charlie! Che succede, Chris? Mia moglie è scappata quando mi sono svegliato, non c'era più. Ma non c'è bisogno di gridare in questo modo. Oh, scusami, Ringo. Ma avevi fatto credere che si fosse assaliti.
e ti puoi trovare un'altra moglie. Ah, questo sì, ma il guaio è che mi ha portato via il fucile e la cavalla. Peccato, era così bella. Io mi c'ero affezionato, le davo qualche frustata, ma lei non ci faceva caso. Chi? Tua moglie? No, la mia cavalla. Oh. A trovare un'altra moglie si fa presto. Ma una cavalla come quella non la ritrovo più. Yakima era una poco di buono. Lo sapevo che quella donna era una ladra. Ma... Che vi prende ora? La mia valigia. Dov'è la mia valigia? Chi di voi l'ha presa? Eccola qua, l'avevo presa come guanciale. Chi vi ha autorizzato a toccare la mia roba? Oh, scusate. Oh, guarda. Se la tua dolce sposina si porta qui qualcuno di quelli appassi, sta freschi. I parenti di mia moglie non mi torceranno un capello. Ma li torceranno a noi, però. Dimmi, è aperto il bar adesso? Sicuro, è sempre aperto, signore. Bene. Ecco qui. Perché stiamo a perdere del tempo? Andiamocene subito. La signora è ancora inferma. Volete star qui a farci trucidare tutti? Ma finita la vecchia egoista, voi non pensate che... Che modo è questo di parlare? Signore, non me lo pagherete. Guardatevi, voi non sapete chi sono. Non siamo stati trucidati. Però avete ragione. Dovremmo partire per Losburg al più presto possibile. Sarebbe un'idea, dopo che il dottore ha dato un'occhiata alla sua paziente. Già, e anche alla piccolina, Bevete con me, dottore? No, grazie. Buongiorno. Avete una buona cera stamane. Ti sei alzata presto, eh? Non è andata a letto, dottore. E credo che sia stata in piedi tutta la notte. Ho dormito tanto su quella sedia. E poi sapete, dottore, è così piacevole tenere quella bambina in braccio. E adesso, cara signora, bisogna che voi e la piccola indianina vi prepariate a partire per Lordsburg. Dunque, come vi sentite? Bene, grazie. Sono solo un po' stanca. Ma voi, dottore, credete che mio marito... Non ci pensate. La miglior medicina per lui è di sapervi tutte e due sane e salve. Pensate che fra poco lo raggiungerete? Io sono già pronta a partire. Ah, molto bene. Voglio essere da lui al più presto. Avete bisogno di forze. Dovreste riposarvi il più possibile. Dallas, potreste prepararle un po' di brodo? Ci ho già pensato. Brava. Faresti bene a fare un po' di caffè per gli altri. E adesso dovreste riposarvi un poco. Non state a inorgoglirvi ora. Sappiate che di quei topolini in altri tempi ne ho messi al mondo a centinaia. E l'ultimo era sempre il più bello. Dottore. Ringo mi ha chiesto di sposarmi. Si può sposare una donna come me? Se due persone si amano, allora non c'è nulla di male, eh? Dovrai soffrire molto, figliola. Più di quanto non hai sofferto finora. Non sai che quel ragazzo deve tornare in prigione. E poi, se voi due andate a Lordsburg insieme, lui verrà a sapere tutto di te. No, Ringo non andrà a Lordsburg. Ditemi se quello che sto per fare è onesto. Ma che vuoi che io sappia di quello che è onesto e di quello che è disonesto? Beh, comunque, se lo puoi fare, fallo pure, non c'è nulla di male. Buona fortuna, figliola. Grazie, dottore. Ringo. Dunque, dottore. Oh, stanno molto bene tutte e due. È una vera moglie di un soldato, quella signora. Benissimo, allora si può partire subito. No, non prima di qualche giorno, se volete il mio consiglio di medico. Restare ancora qualche giorno, e perché?
Dove eravate voi ieri sera quando è arrivata la signora? Io non permetterò che la signora si metta in viaggio prima che lei e la bambina siano fuori di pericolo. Pensate che qui siamo in un pericolo maggiore. Ecco, non è per metter bocca, ma io ho avuto 5 figli, cioè li ha avuti mia moglie. E benché io non approvi le discussioni in un momento come questo, credo che il dottore abbia ragione. Bravo, reverendo. Ma questo è assurdo, io insisto invece perché ce l'andiamo. Prima che ci trovino l'ingegno. Io vorrei solo che aveste 10 anni di meno. Fate pure conto che io abbia la vostra età. Non ho paura. Ma sì, signore, calmatevi. Non posso mai aprire. No, devi stare zitto. Non ci ha fatto bisogno di prenderselo in questo modo. Mettiamoci a sedere e parliamo con calma. Resta anche tu con noi, Buck. In cucina c'è una ragazza che sta facendo il caffè e ha bisogno d'aiuto. Grazie, dottore. Senti, Ringo. Che età avevi quando andasti in prigione? Avevo appena 17 anni. Buongiorno, Dallas. Buongiorno. Sono stato sveglio buona parte della notte. A pensare cosa mi avreste detto se non ci avessi interrotto Charlie. Anche voi avete dormito poco. V'ho sentito andare su e giù. Non avete risposto a quello che vi ho chiesto. Ringo, perché non cercate di scappare? C'è un cavallo qui fuori, sapete? Charlie non mi seguirebbe perché non può lasciare gli altri in un momento come questo. Io devo andare a Lordsburg. Perché non andate ad aspettarmi in quella mia casetta? Aspettare un morto. Non ci può essere scampo per voi. Erano 3 contro 1 quando vi fecero condannare per omicidio con la loro falsa testimonianza. E saranno ancora 3 contro 1 a Lordsburg. A volte succedono cose che non si possono evitare. Ma come potete parlare della vostra vita e della mia vita quando ve le state giocando? Già, anche la mia. Ecco cosa farete se andrete a Lordsburg. E cosa dovrei fare? Si sarebbe forse più felici noi due se voi riusciste a sopprimere Luca. I suoi fratelli cercherebbero di vendicarsi di voi. Non saremmo mai tranquilli. Non mi va affatto quel genere di vita. Ma io non vedo che cos'altro potrei fare. Fuggite. Fuggite subito. Scordate Lordsburg. Scordate i Plummer. Passate la frontiera e io vi raggiungerò. Me lo promettete? Sì, ve lo prometto. Verrete con me allora? No, Ringo, non posso lasciare la signora e il bambino. Vi raggiungerò più tardi, ve lo giuro. La mia carabina la do per... Ce n'ho una io. Ecco qui. L'ho presa questa notte mentre tutti dormivano. Ma come vi è venuto fatto di pensare? Ah, non mi fate altre domande ora, fuggite. Ma perché, maresciallo? Dietro di noi non ci sono indiani. Siamo ancora a tempo a ritornare a Tonto. Ma no, dobbiamo proseguire per Lordsburg. Che ne pensi, Chris? Geronimo ora si trova a metà strada fra qui e Lordsburg, in groppa alla mia cavalla. Oh, mia cavalla, mia cavalla. Ah, dottore, per carità. Che sei fuggita nella notte. No, dottore, per favore, smettetela, Mio caro Buck, se mi restano ancora poche ore di vita, voglio passarmele allegramente. Dottore, io non rimpiango il campione. Ah, chiedatevi anche voi, qui si tratta di risolvere una situazione molto grave. E l'unico che abbia un po' di sale nella zucca sono io, in primo luogo. Se noi riusciamo a attraversare quel traghetto, siamo salvi. La questione più seria è quella della signora e della bambina. Il dottor Boone ha già espresso la sua opinione. E io esigo che tale opinione venga rispettata. Phil. Ringo. Ringo! Ringo! Sbrigatevi, Ringo! Ringo! Presto, presto! Arrivederci. Ringo! Non ti fermare! Fuggi! Fuggi, Ringo! Non ti fermare, Ringo! Ringo! No, maresciallo! Non sparate! Non sparate, maresciallo! No, non ce n'è bisogno. Non scappo più ormai. Ah, puoi star certo. Guardate sulle colline.
segnali di guerra. Fate posto, fate posto. Su, su, salite a peste. Tu pensa ai tuoi bucanieri, a Ringo ci penso io. Ma non possiamo andare più presto. Quel postiglione è un vero idiota. L'importante è di arrivare al traghetto. Un pover'uomo suda tutta la vita per risparmiare, per assicurarsi la sua esistenza, e poi va a finire in una trappola come questa. Trappola? Volete dire gli Apache? Non se ne sono viste tracce. Gli indiani non lasciano mai tracce. Strisciano in terra come dei serpenti. Se non aveste insistito a farsi aspettare la signora a quest'ora, avremmo già attraversato il traghetto. Parlate troppo. Le vostre minacce non mi fanno mica paura, eh? Voi non siete che uno scorto giocatore di professione. Attento che vi butto fuori, eh? Non potete farlo, questo è servizio pubblico. Calmatevi, signori, calmatevi. Risparmiate le vostre forze, potreste averne bisogno prima di arrivare al traghetto. In una lotta voi, avanzo di galera, non ci sareste di grande aiuto. Che coraggio, ve la prendete con lui perché ha le manette. Andiamo, ci sono delle signore. Che Dio le benedica. Cerchiamo di avere un po' di carità l'uno verso l'altro. Ormai siamo vicini al traghetto, signori! La prossima fermata è l'Hornburg! Via Cavallini che mi aspetta la piana! Charlie, guarda! Guarda il traghetto, hanno bruciato anche questo! Edfield, voi state di guardia là! I soldati! Dove sono i soldati? State là, dottore! Permetteranno che Geronimo saccheggi l'intera regione! Dammi la tua parola che non tenterai di scappare. Vi do la mia parola, ma fino all'Osburg. Rientra in vettura con le signore. Ho data la mia parola. No, Ringo, no! Portala nel fiume, con l'acqua fino ai mozzi delle ruote! Attento, Charlie. Ringo, ferma subito tutte e due le ruote con le tue cinghie. Mi dispiace per la tua sella, Ringo. Sei pronto, Ringo? Sì. Sei pronto, sì, sono pronto. Beh, andiamo. Andiamo allora, via. Pronti? Via. Niente paura, voi altri. Via. Via. Siamo a Lorsburg, Charlie! Che c'è? Non credi che dovrei far pagare mezzo biglietto al bambino della signora Mallory? Pesci!
Fra poco noi saremo all'Osborne. Mi dispiace di aver trascesso, Effie. E anche voi, dottore, vi prego di scusarmi. Ecco, tutti insieme si può dire che è stato un viaggio molto interessante, non è vero? Sì, adesso che è passato il pericolo possiamo dirlo, signor... Peacock. E poiché, signore e signori, è quasi da escludersi che noi ci possiamo incontrare ancora nella vita sociale, ho il piacere di proporre un brindisi. Effie. Heywood. Ringo. Alla salute. Grazie. Grazie. Sapevo, vi avevo avvisato del pericolo, ma non mi avete ascoltato. Avete voluto aspettare la signora e adesso guardate che guaio succede. Lasciatemi, smettetemi. Thank you.
prendi la guida. Se vedete il giudice Greenfield, ditegli che suo figlio... Salva Lucia. Dov'è Riccardo e come sta? Sta bene, non vi preoccupate. Non era ferito grave. Vi condurremo subito da lui. Dov'è la bambina? La prendo io la bambina. Dallas, se posso aiutarvi in qualche modo, vi ringrazio. Pronto. Thank you.
Quello è Ringo? Sì, è proprio lui, è Ringo. Due assi e due otto neri. Un brutto segno, Luca. C'è Ringo! È arrivato Ringo, ragazzi. Oh, sì, e conduce la diligenza. I miei fratelli. Sì, padrone. Vado a chiamarli. Incazza tu. Piano, piano. Arrivederci, Dallas. Se per caso capitaste a Kansas, venite a farci una visita. Oh, grazie, signore. Peacock. Grazie, dottore. Dunque, Ringo. Quanto mi daranno per essere scappato di prigione? Boh, all'incirca un altro annetto. Sapete dov'è la mia fattoria? Sì. Fate in modo che lei arrivi là sana e salva. Dallas? Già. Questo non è posto per una ragazza come lei. Mi promettete di farlo? Sì. Salve, maresciallo. Me l'avete condotto sano e salvo quel furfante. Non ho bisogno di manette. Se non volete che vi scappi, fareste bene a prenderlo in consegna lo stesso. Come vi chiamate, galantuomo? Mi chiamo Gatewood, Raffaello Gatewood. Oh, Gatewood, eh? Non pensavate che avrebbero riparato la linea telegrafica? Qua, qua, quelle mani così sveste, signor banchiere, qua. Giù le mani, lasciatemi, mi dico! Vi chiedo 10 minuti, me li concedete? Ho mantenuto la mia parola e continuerò a mantenerla ora. Non vi sono cartucce. Vi dissi una bugia. Me ne sono rimaste 3. Andiamo.
Buonanotte, Ringo. Andate a stare qui? No. Eppure devo sapere dove alloggerete. No, lasciatemi qui, ve ne prego. È stato tutto un sogno pazzesco che mi aveva allontanato dalla realtà. Diciamoci addio qui, Ringo. Noi non ci diremo mai addio. Posso bere anch'io? Dammi il fucile. Fa presto. No, Luca, no, Luca. Vi avevo detto di non seguirmi, Ringo. Dallas. Vi avevo chiesto di sposarmi. Non potrò dimenticare quello che mi chiedeste. È tanto per me. Aspettatemi qui. Ringo mi ha detto che sarebbe passato di qui fra 6 o 7 minuti. Andiamo. Usate quel fucile, Luca. Io ve lo scarico nella pancia se non vi levate dai piedi. Se uscirete col fucile vi farò arrestare per tentativo di omicidio. Vi sbrigheremo dopo voi. Thank you.
impediscimi di fare ancora una cosa simile. Luca! È mancato un pelo che non lo colpissi. Sei pronto, Ringo? Andiamo. Charlie penserà a farvi passare la frontiera per andare alla mia fattoria. Beh, arrivederci, Dallas. Arrivederci. Forse vi piacerebbe accompagnarlo per un tratto. Sì. E così si sono salvati tutti e due dalle delizie della civiltà. Già. Dottore, vi offro un bicchierino. Ma uno solo.